No, ma io non posso, cioè, con credo. la premessa per evitare di fare la domanda, se non vuole No, ma parlare guarda, di te. ho avuto un colloquio con i tifosi, no, che è venuto, sono venuti, anzi li ho invitati, se devo essere sincero, a parlare proprio per spiegare questo, perché tanto c'è un equivoco di fondo che la mia presenza era per un discorso di ricostruzione, si scontra con quello che ho sentito prima delle dichiarazioni, questo non ci posso fare niente, no? Non ero presente e quindi non esistevo neanche. Certo, ma io infatti ho chiarito e loro credo che abbiano capito. Poi è chiaro che, voglio dire, come tutte le cose puoi chiarire quanto vuoi, però poi alla fine è vero che ci hanno tolto un sacco di punti, ma è anche vero che qualcosa di più bisogna fare, su questo non ci piove. Quindi, voglio dire, il mercato è evidente che questo è un discorso che è già stato affrontato. Se c'è la possibilità, e questo non dipende da me, una volta qualcuno qui mi ha fatto una domanda, mi ha detto: ma lei ha le idee chiare sul mercato? Non mi ricordo chi mi aveva fatto questa domanda. Certo che sì, poi il problema è, vedi, il problema di fondo sai qual è? Io capisco che Salerno è reduce da un po' di anni e quindi questa rabbia è anche comprensibile. Però io al tifoso ho fatto un esempio, no? Ho detto se un giocatore che voleva venire a Salerno veniva a vedere la partita col Benevento, non perché, per come abbiamo giocato, ma per quello che c'era sugli spalti, io credo che diceva: sono disposto a venire anche a qualcosina in meno pur di venire. Se poi viene dove c'è, faccio un esempio, cosa che finora non c'è stato, io ringrazio i tifosi che sono stati gentili nei nostri confronti. Ma se viene in un posto dove c'è uno stadio deserto e una contestazione feroce, qualsiasi giocatore dice: ma chi me lo fa fare? Quindi al di là della volontà c'è anche questa situazione. Quindi le idee sono chiare? Assolutamente sì. Verrà fatto qualcosa? Credo che ci sia in assoluto la volontà di fare qualche cosa. Poi verrà fatto? Beh, questo lo sapremo solo a mercato chiuso, perché non lo posso sapere io adesso. Sappiamo che hanno anche chiesto, insomma, di delle posizioni nel momento in cui vengono Sì, messi. beh, queste sono frasi di tifoso, adesso io capisco per carità, cioè non, però non puoi venire da me a dire se non viene il giocatore te ne devi andare, perché non è una bella frase, cioè te ne devi andare nel senso buono della parola per dire prendi le distanze dalla società, no, non funziona così nel calcio, forse non credo che neanche qui a Salerno funzioni così, ci vuole, se parliamo di professionalità e professionismo, cioè ci vogliono altre cose, no? Quindi, però capisco anche la frase è una frase detta, ascoltata e vabbè, finisce lì, però insomma. Questa era la premessa. La domanda è: sul Crotone è un crocevia, è oggettivo? Sono tutti crocevia, perché questa anche con l'Ascoli era un crocevia, sono tutti, quando sei reduce da un periodo non buono, no? Qualsiasi partita è un crocevia, però non posso farla diventare sempre un crocevia del vivere o morire, perché se va male poi c'hai ancora 6 mesi di campionato davanti, tu capisci che butti via 6 mesi e l'esperienza vi insegna a tutti noi che questo non paga. Quindi è com'era l'Ascoli. È una partita importante contro una squadra che secondo me è una delle migliori squadre del campionato, quindi è un test difficile. Quello che mi fa rabbia un po' è che arrivarci. Questo le volevo chiedere, di tacchio, le condizioni, perché poi, mister, mi consente, è brutto, a mio modesto parere, venire, fra virgolette, a sapere le cose dopo, a conti fatti, cioè avevamo Antonio Michele Pasquale con 38 di febbre dopo una prestazione. Magari, insomma, se ci dice anche perché aveva affrontato all'inizio della Sì, stagione. però sai, voglio dire, All'inizio della stagione dover esce già dire, la formazione. sì, ma Io non le dover, chiedo questo, però ma io se vorrei, dice posso di dire, taccio, di taccio. vorrei poterti dire la formazione, perché quando dicevo la formazione, perché c'erano tutti, avevamo fatto delle scelte, veniva detta. Oggi, cioè io, noi abbiamo, siamo arrivati, sono già 3 partite che arriviamo alla vigilia della partita con delle verifiche da fare, verifiche perché è inutile che uno si è alzato da letto dopo 3 giorni 38 di febbre. C'è gente che con 38 di febbre gioca anche la partita, c'è gente che con 37,2 si sente spossato e non la gioca.
e quindi sono verifiche che noi dobbiamo fare. Quindi purtroppo forse è colpa nostra perché non siamo forti fisicamente, forse perché ma noi una strage così io non me la ricordo in tutta la mia vita, cioè, perché ripeto, ne recuperi uno e ne perdi quattro sempre sistematicamente, cioè ogni mi squilla il telefono e c'è l'elenco di quelli che mancano, ma mancano e stavano bene ieri, cioè finisce la partita, cioè Giannetti stava benissimo, ha finito la partita domenica, benissimo, cioè, ha finito la partita, martedì è fermo e sarà fermo, è così, cioè, diventa obiettivamente difficile, non riesci. Noi abbiamo dato per assurdo, così concludo, noi abbiamo dato continuità nell'emergenza, perché avendo fuori mezza squadra abbiamo dato continuità a 12 giocatori. Oggi non c'è l'emergenza, ma non posso dare continuità, perché è veramente la formazione, tra virgolette, per alzata di mano. Cioè, chi riesce a stare almeno 70 minuti in campo, perché è veramente una strage è obiettivamente non è... Ora stiamo tutti bene, perché non voglio dare vantaggi alla squadra avversaria, però è evidente che stiamo vivendo un momento, tra virgolette, difficile a 360 gradi, perché c'è il risultato, c'è la prestazione, perché quella del primo tempo, domenica, è sconvolgente, e c'è soprattutto un discorso di un'emergenza senza limiti, che, ripeto, non è una giustificazione, ma purtroppo è un dato di fatto. Tutto qua.